Quindi il centrale quando prende palla e uno dei due laterali parte, l'altro deve sempre venire nella rotazione. Non risolviamo come successe con Stefano e Luigi. Difendiamo metà campo. Difendiamo metà campo. Difendiamo okay, sempre la metà campo a destra. Il Cuscasetta cerca la prima vittoria stagionale di fronte allo Scalciuana, padrone di casa in campo con Centore, Brancaccio tra i pali, della Corte, Servo di Dio, Russo, Cardillo, Crispino, Cappella e Ventimiglia, giocatori in movimento a completare il quadro di under imparato, Potenza e De Maria, assenti Potenza, Borrelli e Daniello. Risponde lo Scalciuana di Moccia con Russo Esposito tra i pali, con Tursia, Campora, Romano, Cennamo, Esposito, l'altro Musella e Poerio, giocatori in movimento, Maraucci, Mellone, Vittuoso a completare il quadro degli under. Sempre tante assenze per Mister Moccia. Vedere le fasi salienti del match, subito una chance per Cardillo che trova il colpo vincente per il vantaggio del Cus Caserta. Sarà una partita in discesa per i padroni di casa che vanno vicini al gol in tante circostanze, non inquadrando però il bersaglio con tiri da lontano. Questa invece è un'occasione per Crispino che non riesce a trovare la porta. Poi la reazione invece dello Scalciuano con questa chance di Musella che calcia sull'esterno della rete, ancora il tentativo del numero 11 con la parata di Esposito, sull'altra sponda va a divorarsi il gol del pareggio Poerio, ancora contorsi con Poerio, questa splendida azione con il tocco sotto, la grande parata di Centore che sarà protagonista nel match in un paio di interventi importanti. Però ancora il tentativo di De Maria e poi il Cuscaserta che chiude i conti in chiusura di primo tempo, prima con questo tocco sotto ancora di Cardillo su assist di Cappella per il 2-0 dei casertani, che trovano anche la terza rete grazie a questa conclusione sotto misura di Servo di Dio appena entrato in area di rigore. Firma così la terza rete che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa c'è poco da raccontare, il Cuscaserta controlla il match, va vicino al gol qui ancora con Cappella con questo doppio tentativo, poi il sinistro alla distanza di Ventimiglia che va quasi a scheggiare la parte alta della traversa, poi attenzione ancora a questa chance con l'assist per il sinistro di De Maria che viene sommerso dagli abbracci dei compagni. Il giovane del Cuscaserta trova la quarta rete, la soddisfazione, la gioia del gol personale per il sigillo definitivo al match. C'è ancora il tempo però per esaltare le doti di Centore tra i pali, perché qui su questo calcio di rigore assegnato allo Scalciuana c'è la parata proprio l'estremo difensore del Cus Caserta sul tiro di Contursi, ancora un'occasione con la porta che resta inviolata, finisce così, non c'è più nulla da raccontare se non questo altro presunto rigore, ma il fallo inizia fuori area con il calcio di punizione fallito da Contursi e il triplice fischio finale che consegna il primo successo al Cus Caserta.